Regole più snelle e un felice ritorno alla normalità. La conferenza delle regioni ha stilato le linee guida per la prossima stagione balneare che nelle Marche prenderà il via il 30 aprile e terminerà il 2 ottobre. Dopo 2 anni di restrizioni, finalmente i gestori degli stabilimenti balneari potranno tirare un sospiro di sollievo. Infatti, grazie all'allentamento delle norme anti-Covid che va di pari passo con il calo dei contagi e la riduzione dell'impatto sulle strutture sanitarie, non sarà più obbligatorio mantenere il distanziamento tra ombrelloni né indossare la mascherina nel bar della spiaggia. Marco, la sua spiaggia è pronta o anche oggi sono proseguiti i lavori di manutenzione nonostante la pioggia? Siamo qui a lavorare al chiuso per fare le manutenzioni di pittura e queste cose qui, per tavoli e quant'altro, però siamo sempre qui a lavorare. Avete incontrato delle difficoltà particolari ultimamente? Ma le difficoltà sono sempre dal mare, perché adesso ha messo una mareggiata per questa notte abbastanza importante, mar di Levante, perciò siamo costretti ancora a mantenere le dune e non poter stendere la sabbia e pulirla a dovere, perché purtroppo le scogliere qua non funzionano più e attendiamo. Quindi le avete fatte proprio oggi queste dune? Giorni fa, sì, okay. Sono stati costretti proprio perché già era previsto questa mareggiata e siamo tutti col cuore in gola, perché l'ha messa molto molto potente, perciò speriamo che diminuisca. Invece per quanto riguarda le norme anticontagio, siete più sereni quest'anno, visto l'allentamento? Decisamente sì, il fatto già che le persone non le vedi più con la mascherina che girano dà più tranquillità a tutti, anche a coloro che hanno paura. Cerchiamo sempre di mantenere le distanze come gli anni scorsi, e come gli anni passati così, e manteniamo tutto quanto abbastanza larghi gli ombrelloni, diciamo in questa maniera. Ecco. Invece il personale è al completo? Personale ci manca una persona, ma è un disastro, è un delirio. Chiunque senti cerca personale, cerca di tutto e di più, dalla cucina al bagnino di salvataggio, al cameriere, a qualsiasi cosa, e non si trovano. Benché noi non lavoriamo di sera e facciamo un lavoro diurno, però cioè, benché ci sono tanti annunci, gente non chiama. Dopo cerchiamo logicamente qualcuno con esperienza, perché quelli senza esperienza da inquadrare li abbiamo trovati, e non troviamo chi è che è del mestiere proprio. Vuoi che la stagione è corta, vuoi che non hanno voglia, non lo so, che magari vogliono fare un'estate tranquilla, però ecco, non si trovano. Si fa difficoltà. Sì, tantissima, tutti questo, è tutto il lungomare, alberghi, chiunque. Invece i listini verranno ritoccati quest'anno? Assolutamente no, rimangono lo stesso prezzo dello scorso anno. Cerchiamo di, benché tutto è aumentato in maniera allucinante, però cerchiamo di mantenere tutto quanto con lo stesso prezzo. Non resta altro che accogliere cittadini del posto e turisti? Esatto, aspettiamo solo loro e il sole. Ecco, noi dal 14 di maggio iniziamo, visto il tempo che qui è un colpo, è inverno netto, e cioè, dal 14 aspettiamo tutti quanti, saremo qua.